Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Ballando con le stelle si è concluso ma la tragedia per la concorrente l'hanno vista tutti. Milly Carlucci non ha potuto impedirlo. Si è conclusa una nuova edizione di Ballando con le stelle, la 18ª. E ha visto come vincitori Wanda Nara in compagnia del ballerino Pasquale La Rocca. Al secondo posto è arrivata Simona Ventura assieme al professionista Samuel Peron. In merito alla vincitrice, la conduttrice Milly Carlucci ha rivelato a Super Guida TV. È stato un lungo corteggiamento. Si è concluso positivamente tutto a pochi giorni dall'inizio delle prove. Wanda è una donna straordinaria. Ci eravamo incontrate già a marzo. Poi ha avuto le difficoltà che tutti sanno, ma alla fine il suo impeto e il suo coraggio l'hanno portata a partecipare. Mentre in merito alle polemiche che hanno caratterizzato praticamente tutte le edizioni, in maniera più o meno incisiva, ha affermato: un po' di polemica ci può stare, fa parte del gioco. Poi ognuno giustamente ha la sua opinione e sceglie i propri beniamini. Oltre le polemiche però c'è stato anche qualcosa che ha coinvolto una delle concorrenti e che la conduttrice non ha potuto evitare in nessun modo. Ballando con le stelle. Sciagura per una concorrente. Una costante di Ballando con le stelle da qualche anno a questa parte è la giuria, che si è confermata la stessa anche questa volta. E anche se a lungo si sono rincorse le voci di una non riconferma della polemica selvaggia Lucarelli. Accanto a lei come sempre Caroline Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. E una costante sono anche le discussioni e le polemiche tra gli stessi giurati. Ma Milly non sembra avere nessuna intenzione di cambiare le cose, anzi, ammette a sorrisi e canzoni che le piace. Il fatto che siano liberi di dire quello che pensano, senza autori che suggeriscono all'auricolare, come accade in alcuni talent all'estero. Mi piace il mix di personalità. Se avessero giudizi uniformi, sarebbe tutto di una noia mortale. Chiaro, possono capitare degli screzi, come tra amici. Ma basta ammettere i propri sbagli. Darsi la mano e dirsi: ricominciamo. Una libertà che quest'anno si è vista anche tra i concorrenti stessi. Anzi, per una di loro è accaduto l'impensabile. Parliamo di Simona Ventura, che ha partecipato, ma non in coppia, con il suo compagno Giovanni Terzi, che le ha fatto la proposta di matrimonio davanti alle telecamere, con grande sorpresa di tutti. Sulle pagine di Di Più Super Simo ha commentato: per me è stata una grande emozione, una sorpresa totale. Giovanni è stato molto bravo a tenermi nascosto tutto. In questi anni avevamo parlato tante volte di sposarci, però ogni volta c'è stato qualche impedimento e avevamo rimandato. Ma ora non me lo aspettavo proprio. È stata come vivere una favola. Sembra che le nozze saranno celebrate il 6 luglio 2024 sulla Riviera Romagnola, nei pressi di Rimini.